Lo spettacolo Amici di Weekend Adesso continua, siamo nella città di Acerra, la città che ha dato i Natali a Pulcinella per il primo trofeo Pulcinella, parliamo di pizza naturalmente. Super ospite della serata, Biagio Izzo e le telecamere di Weekend Dance, guardate il servizio. Siamo nella città che ha dato i Natali a Pulcinella, ma siamo nella città di Acerra, in provincia di Napoli, perché c'è la pizza. E quando c'è la pizza, loro sono bravi come organizzatori, ve li presento subito. Attilio Albachiara. Nino Pannella. Allora, questa è la prima edizione di... Trofeo Pulcinella Acerra. Hai visto che c'entrava qualcosa con Pulcinella, l'ho detto prima. Sì, abbiamo fatto binomio pizza Pulcinella. Pizza perché Acerra, diciamo, ha la fortuna di avere due campioni, come me e come Nino. E poi Pulcinella perché il paese è dove è nato proprio Pulcinella, proprio la statua di Pulcinella. Abbiamo fatto questo binomio, è riuscito benissimo. Ed è riuscito veramente bene perché comunque manca ancora tanto agli eventi più importanti, è già quasi tutto pieno qua. Sì, fortunatamente ogni giorno siamo andati sempre a crescere e la popolazione cerana ci ha accompagnato e cercheremo di crescere anno per dare sempre una cosa migliore e divertirci sempre di più. Hai detto una cosa molto giusta perché il popolo vi segue in quanto è una manifestazione che accomuna tutta la famiglia. È stato bello vedere che tutte queste persone hanno creduto in noi e si vede da tutta la gente che c'è stasera. La conclusione questa sera è con un signore che si chiama Biagio Izzo. Sì, stasera abbiamo chiuso proprio questa festa proprio con Biagio Izzo. Speriamo che l'anno prossimo ne porteremo un'altra persona a livello di Biagio Izzo per portare ancora molta gente, perché comunque la gente, a parte la pizza, comunque diamo un ottimo spettacolo. In veste di organizzatori, siete felici di questa prima edizione? Un sacco di gente, pizzaioli importanti, bravi, cabaret, animazione, ospiti importanti, quindi siete partiti benissimo. Siamo partiti benissimo grazie anche a chi ci sta a fianco. Abbiamo veramente delle potenzialità, abbiamo delle persone che ci accompagnano in tutto, abbiamo degli sponsor fenomenali. Veramente siamo stati fortunati perché tutto ciò che vedete è stato possibile grazie a questa sinergia. Grazie anche a tutte queste sinergie. Io mi rivolgo ai milanesi, ai torinesi, ai fiorentini, ai romani, ma anche ai siciliani, ai calabresi, insomma tutta l'Italia. Quando venite a Napoli e volete mangiare una buona pizza, io vi do l'indirizzo giusto, Mater Dei, Starita, il signor Antonio è il titolare, e c'è la montanara fritta, che la possiamo fare solo noi a Napoli, solo tu la puoi fare. Va bene, diciamo che è un'invenzione che me l'ha trasmesso mia mamma, in quanto io avevo problemi per il mangiare, lei mi contentava con quella pizzetta dove io poi l'ho ripresa e e ha avuto un successo, ma ti devo dire la verità, il successo che mi gratifica non è quello di Mater Dei, è quello di New York, che è stata eletta il primo piatto a New York. Quindi, parliamo dell'America, amici miei. Parliamo di New York, dove c'ho un'altra pizzeria che sta andando molto molto bene. Sono 4 anni che mi gratifica e mi dà grande soddisfazione. Tilio e naturalmente gli organizzatori nella città di Acerra, città di Pulcinella, hanno creato il primo trofeo Pulcinella e tu, molto attento nel tuo settore, sei venuto questa sera a guardare, a verificare, ad osservare. Certo, perché le iniziative che può prendere un giovane pizzaiolo come Attilio vanno solo premiate, vanno incoraggiate. Noi possiamo solo benedirle e dire andate avanti ragazzi, non vi avvilite, andate avanti sempre finché la pizza mantiene la sua libertà e non ha nessun padrone che ci metta le mani sopra.
una buona pizza ha bisogno anche di una buona farina. Parliamo con Riccardo Agugiara, amministratore delegato di Le 5 Stagioni Agugiara e Figlia. Ecco, questa azienda si trova al nord Italia, giusto? Noi abbiamo 3 stabilimenti, nord e sud, abbiamo Parma, Padova e Perugia e siamo leader italiani per le farine per la pizza. Quindi è il caso di dire benvenuti al sud. Benvenuti al sud, viva Napoli, il 5 Stagioni ama Napoli, siamo contenti che Napoli abbia scelto noi come farina per questa manifestazione. Visto che contaminazione di persone, che affetto, che calore, una regione come la Campania, una regione molto calda, molto ospitale, disponibile verso tutta l'Italia. Il cuore di Napoli è imbattibile, è la forza di Napoli ed è quello che rende Napoli una città speciale. Allora ricordiamolo, farina? Farina delle 5 Stagioni, per la pizza onorati di essere qua da Cerra per questo trofeo Pucinella. Onorati di averlo invitato quindi, no? Grazie. Primo trofeo Pulcinella qui ad Acerra, la pizza protagonista, Le 5 Stagioni per la farina, ma abbiamo anche dei forni Marana che sono fantastici e arrivano dalla città di Giulietta e Romeo, da Verona. Parliamo con il signor Ferdinando, benvenuto qui ad Acerra. Grazie, grazie. Quanto è importante, onorati anche noi di avervi ospitato, come deve essere un forno, un signor forno all'altezza per fare una buona pizza? Oddio, deve riuscire a raggiungere delle belle temperature, specie per la pizza napoletana, e dobbiamo avere dei materiali che riescano a tenere la grossa produzione, questo è l'importante. Qui abbiamo proprio la dimostrazione. Quindi non solo gli ingredienti principali, che può essere la farina, la mozzarella, il pomodoro, ma un buon forno Marana ci vuole, no? Un buon forno e un buon fornaio. Un buon forno e un buon fornaio. Grazie e naturalmente in bocca al lupo per tutto. Grazie, crepi il lupo. Per fare una buona pizza, a parte la farina, il pomodorino, il forno, ma se non c'è la mozzarella beneduce, dico che fai, che fai? Benvenuto ad Antonio, come stai? Bene, bene, voi? Sono contento di essere qui questa sera in mezzo a tutta questa stupenda gente. Sono degli appuntamenti importanti dove c'è la famiglia, dove c'è un ritrovo finalmente. C'è tutto, no? C'è tutto, c'è tutto. Ma che cosa ha di speciale la mozzarella beneduce? Ci sono dei segreti che solo i maestri caseari possono avere. E non ci puoi svelare qui in televisione? Certamente no. Dove siete ubicati con l'azienda? A Santa Anastasia in via Edoardo De Filippo numero 10. Avete capito? Ci sono dei segreti ma non si possono dire, quindi certo, certo. Mangiate la mozzarella, che buona però. Certo, certo. Una speranza c'è, in fondo al tunnel si intravede una luce e noi siamo andati tutti verso quella luce nel tunnel. Ernutrena. A me chiappate i facci, ho visto, ma chi sushi? Ma che sanno misenga? Ma dove vogliono arrivare? Ma vi rendete conto che ormai non, l'economia è ferma, la gente è disperata, guardate i facci tutto quanto, temi dei stessi vestiti l'anno passato pure. Nessuno si è accattato niente, chi sta? Abbiamo fatto cambi e stagione, non ha mittato proprio di niente. Ma io mi dicevo pantalone, mi ricordo allungate i pieghe, che una volta si allungavano i pieghe, si veniva un porto, torno, la gente non sa come fare, non ci stanno soldi, ma siamo stati in vacanza, che di quattro perucce ci hanno spiso tutto quanto, e mo, a che state pensando tutto quanto? Dopo l'estate, a che si pensa? Natale! Muovere Natale, mamma, carma, nata botta in fronte,
ma gamma fa, ci stanno condizionando la vita. A conclusione di questa bella manifestazione della pizza, chiaramente la pizza è un prodotto doc nostro e che è conosciuto in tutto il mondo, e questa sera da Cerro è protagonista. Assolutamente sì, ci dà lustro in tutto il mondo, la pizza forse è l'unica cosa che è riconosciuta in tutto il mondo. Io sono stato pure in India, pure là ci mangiate la pizza, la facevi in indiano, io faccio pizza napoletana, ma tanto zitto, la pizza napoletana. Però per dire veramente la dobbiamo sostenere e proteggiamo i nostri prodotti, perché è una cosa che ci appartiene, e secondo me questa è una cosa che appartiene all'umanismo, cioè è una cosa troppo importante, e quindi la dobbiamo sostenere, e viva la pizza e viva chi fa queste manifestazioni per sostenere questo prodotto, il nostro prodotto. Soprattutto gli organizzatori della prima edizione qui ad Acerra, piazza gremitissima, naturalmente in questo periodo storico che è brutto, due risate con dei scivogli, questa sera a marire la biaggio, cioè basta. Facciamo noi risate, ci mangiamo una pizza, chi è più felice? E che ce n'è un bordo. Come dicevo, un mi manneggia la cadda. Lo salutiamo! Francesco proprio, mannaggia la cadda. Papà, ormai tengo 40 anni, a ci affatica. Ci mandano i miei tempi, perché ha messo 40 anni, può capire, papà. Cioè, ormai sono grosso, basta, vado a lavorare, e allora vai a fatica, tu sei mesi scema, papà. Papà, non ti preoccupare, ma tengo l'età, sono un adulto. E me, dove vai a vivere, ma affitta una casa, vado all'estero, ma allora vai, state accorta. E che ti porti pure la fidanzata a presa. E che guarda il farfalla, sì, non ci capisco. E vabbè, ma come farai, papà, tranquillo, tengo l'età, ormai tengo 40, sono adulto, sono responsabile. Questi ragazzi sono partiti con i buoni propositi per sbarcare il lunario. I genitori commossi, orgogliosi. È arrivata sta cazzo di crisi, sono tornato tutto quanto a casa da volta. Che valigia, mano, mamma, ci ho pigliato da volta, ma ce ne posso la famo tutti e tre. Prima di salutare gli amici della città di Acerra, lo facciamo con il primo cittadino, il sindaco Raffaele Lettieri. Benvenuto su Weekend Dance, sindaco. Grazie, io vi ringrazio che siete qui. Solo attraverso questo strumento possiamo dimostrare al mondo intero, a Napoli, alla Campania, che Acerra riesce a fare anche questo. Acerra non è solo quello che si dice, siamo riusciti a fare una manifestazione importante, la manifestazione della pizza abbinata a Pulcinella. Pulcinella è nato ad Acerra. La pizza, diciamo, ha un ingrediente fondamentale che è il pomodoro, che è dei nostri territori. Abbiamo dei pizzaioli fenomenali, pertanto siamo riusciti a coniugare queste quattro componenti fondamentali ed è uscita fuori una kermesse importante. Archiviata la prima edizione, siamo già prontissimi per fare ancora meglio nella seconda edizione qui in piazza con la pizza e Pulcinella. Certamente c'è l'entusiasmo giusto, tutti sono pronti, tutti sono galvanizzati perché è riuscita benissimo, e quindi va bene così, sicuramente l'anno prossimo per la seconda edizione saremo qui.